29 ottobre 1923 nasce la Repubblica Turca, proclamata dalla Grande Assemblea Nazionale. Mustafa Kemal, detto Ataturk, cioè padre della Turchia, ne è il nuovo presidente e Ankara la nuova capitale. Dopo la disfatta del primo conflitto mondiale, la guerra d'indipendenza era iniziata nel maggio 1919 a Samsun, da dove Kemal, già leggendario per coraggio e intraprendenza, organizzò la lotta per l'unità nazionale contro le decisioni dei paesi vincitori. Una resistenza vittoriosa. Dalle ceneri del vecchio impero ottomano nasce la Repubblica Turca, un paese più piccolo, ma molto più unito. Per trasformare la Turchia in uno stato laico sul modello occidentale, Atatürk mise in atto il suo programma: separazione tra religione e istituzioni civili, abolizione della poligamia, diritto di voto alle donne, obbligo dell'alfabeto latino. Bastarono 15 anni per introdurre queste epocali riforme. Quando Atatürk morì nel 1938, il processo di modernizzazione era già irreversibile.